Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, questo è Beanwork. Oggi voglio parlarvi di metri laser, più principalmente di una marca di metri laser cinese che si chiama Milsei, che è una marca che utilizzo da tantissimi anni, diciamo che è la mia marca di riferimento. Il primo modello lo comprai un 5-6 anni fa su Banggood, era il primo modello che producevano, era in promozione. Beh, ho visto che stavano vendendo tantissimi modelli, quindi decisi di comprarlo per testarlo. Da lì capii subito che era un ottimo prodotto e tra l'altro quel modello viene venduto ancora adesso su Amazon, ne hanno venduti tantissimi pezzi, migliaia di pezzi, e i feedback sono tutti 4-5 stelle, così se vi interessa un metro laser e volete spendere poco, ricordatevi su Amazon Milsei e vedrete che non sbaglierete. Allora, il video però l'ho fatto per parlarvi degli oro nuovi prodotti, che sono gli ultimi due prodotti che ho comprato, che sono quello dell'anno scorso e quello di quest'anno, perché come si dice, ovviamente ogni volta che esce un modello nuovo, se mi aiuta, io visto che i metri laser al lavoro li utilizzo molto spesso, se mi aiuta a farmi lavorare in maniera più comoda, il metro laser chiaramente lo cambio. Allora, il metro laser dell'anno scorso è questo. La particolarità di questo modello rispetto ai suoi modelli precedenti sta nel fatto che si può collegare al telefonino tramite un'applicazione, quindi tramite Bluetooth colleghiamo il metro laser al telefonino, l'applicazione si chiama Smart Life e al suo interno chiaramente possiamo mettere tutte le misure che prendiamo, ma cosa ancora più particolare qual è? Sta nel fatto che io posso andare a casa di un cliente, creare una cartelletta, chiamarla col nome del cliente o con l'indirizzo o quello che mi serve. Poi faccio una foto alla finestra, faccio base per altezza e all'interno della foto mi ritrovo la misura che ho preso. Quindi capite che per me è comodissimo perché io in maniera molto più veloce rispetto a prima che dovevo andare con l'agenda, fare il disegno della finestra, scrivere tutte le caratteristiche della finestra, prendere la misura, perdevo tantissimo tempo ed era anche in maniera più scomoda perché chiaramente con l'agenda poi arrivavo a casa, dovevo cercare dove ho messo le misure. Adesso invece la cartelletta mi arriva direttamente sul computer, ho tutte le mie cartellette con i nomi di clienti, apro la cartelletta e ho tutte le impostazioni che mi servono da dare al programma per creare il preventivo. Il modello di quest'anno, che è questo, a parte che è 100 volte più bello esteticamente rispetto a questo perché è completamente costruito in metallo, hanno aggiunto un led che fa molta luce, tra l'altro si può agganciare delle basi in ferro perché hanno messo una calamita, la batteria interna è ricaricabile, quindi non è come quello che devo comprare le batterie, tramite Type-C posso ricaricarlo. La funzione più particolare è quella che ha tre laser, non ha solo il laser classico centrale come tutti i metri laser, ma ne ha anche laterali, e con questi tre laser laterali si possono prendere le misure in tantissimi modi diversi. Vi faccio un esempio che è quello che vi farò vedere dopo. Io ho una lampada appoggiata al soffitto, se voglio prendere una misura dalla lampada a contro il muro non è che devo prendere la scala e salire, posso appoggiare il metro laser così al muro, accendo questo laser, quando arrivo al livello della lampada schiaccio il tasto e lui mi prenderà la misura, quindi è come se io fossi in alto e avessi appoggiato il metro laser alla lampada. In più calcola i gradi, ha una funzione che si può utilizzare soltanto tramite un treppiedi, anzi sono diverse le funzioni che si possono utilizzare tramite treppiedi, ma questa è molto interessante perché serve per prendere le misure da lontano, quindi io posso prendere la misura in un angolo, quindi la misura di un tetto in un angolo, tramite i gradi che io giro il metro laser, segno l'altro punto e lui mi segnerà la misura del tetto. Chiaramente non soltanto le misure in orizzontale, ma posso prendere anche le misure per dire dell'altezza della casa, quindi anche in verticale. Calcola i gradi, come vi ho detto, calcola misure di cilindri, diametri dei cerchi, poi si può utilizzare come livella laser o calcolare i gradi di pendenza. Comunque poi le impostazioni che ho imparato ad utilizzare, perché ce ne sono tantissime, ve le faccio vedere. Thank you.
siamo giunti al termine del video, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi interessano questi due prodotti, vi serve qualche chiarimento, scrivetemeli pure qua sotto e sarò lieto di aiutarvi. Mi sono dimenticato di dirvi che è anche una bellissima custodia per poter essere conservato. Buona giornata.